funzioni, vuol dire poi andare ad incidere anche sulle scuole, sulla viabilità e tutti gli altri settori, sul sociale. Quindi noi ci auguriamo che non ci sia, ma nel caso ci fosse un ulteriore taglio dovuto al governo, che noi eravamo stimati circa in un altro 1.300.000 euro, con queste risorse avremo la possibilità di coprire anche questo ulteriore taglio. Avanzeranno poi ancora delle somme che nel bilancio di previsione che abbiamo approvato l'altro ieri in consiglio verranno destinate alle funzioni principali della provincia, che sono il trasporto, la viabilità, scusate, trasporto, perché fino adesso che parlavo di riviera trasporti, quindi è un altro tema caldo del momento, ma non verranno messi sul trasporto, verranno messi sulla viabilità e sull'edilizia scolastica. Sono due settori che necessitano sicuramente di interventi, perché riguardano la sicurezza degli alunni nelle scuole e di tutti i cittadini per quanto riguarda la viabilità, e quindi verranno messe queste risorse. Nel bilancio abbiamo previsto 650.000 euro a settore, nel caso in cui non ci fossero questi ulteriori tagli da parte del governo, cosa che ripeto auspichiamo fortemente, per cui ci stiamo muovendo insieme a tutte le altre province italiane. Queste somme saliranno a 1.300.000 euro per settore, oltre